È partita oggi all'Hotel Charlie di Pesaro la 2 giorni di Assemblea Nazionale dell'ALI, la Lega delle Autonomie Locali Italiane, di cui lo stesso sindaco di Pesaro Matteo Ricci è presidente nazionale. 2 giorni all'insegna di una lunga serie di ospiti e interventi del mondo politico nazionale con un respiro continentale. Non a caso, Comuni d'Europa è il titolo scelto per l'Assemblea per i motivi spiegati dallo stesso Ricci. Aver titolato l'Assemblea di ALI a Comuni d'Europa significa che noi siamo amministratori che viviamo nel nostro tempo. E che ci rendiamo conto che per affrontare le questioni delle nostre comunità ci vogliono istituzioni più grandi in grado di affrontare le questioni più grandi. E noi, pur essendo fortemente italiani, orgogliosi di essere italiani, ci rendiamo conto che la forma istituzionale nazione non è più sufficiente per vivere nel mondo che stiamo vivendo. Questo è il punto. Ragionamento che ha portato l'Assemblea di ALI a sottoscrivere il patto dei sindaci per gli Stati Uniti d'Europa. Ci rendiamo conto, essendo amministratori pragmatici, che un'Europa così come è organizzata non funziona. O diventerà dal prossimo Parlamento europeo un'Europa che nella revisione dei trattati riprende il percorso di uno Stato federale, di uno Stato che si trasforma gradualmente in uno Stato federale, o altrimenti l'Italia, il popolo italiano e i popoli delle nostre città nei prossimi anni non conteranno nulla. Per Ricci, che ha dato la sua disponibilità di candidatura alle europee, il tema di una politica continentale efficace diventa requisito cardine per gestire le problematiche internazionali di pace e democrazia. E se l'Europa rimane una democrazia inefficace e inefficiente, e purtroppo spesso lo è, perché gran parte del potere europeo non è nel Parlamento europeo, nella Commissione europea, ma è nel Consiglio europeo, dove basta un premier che mette il veto e si blocca tutto, vedi questioni migratorie o altre questioni di politica internazionale. Se passa l'idea anche in Europa che la democrazia è inefficace e inefficiente, anche in Europa può rinascere un movimento che in qualche modo comincia a dire che siccome la democrazia non funziona, bisogna dare i poteri a pochi e magari uno solo. Attenzione!